Ciao, sono Gabriella Pession, faccio l'attrice, motivo per il quale sono in questa meravigliosa città a fare questa intervista con voi. Faccio la mamma a tempo pieno perché ho un bambino di 4 anni con i capelli rossi, boccolosi, gli occhi azzurri, la pelle bianca come il papà che è irlandese. Volevamo parlare con te un po' dei tuoi progetti attuali. Raccontaci, so che sei a teatro, sì. È bravissimo. Sì. Allora, io ho finito settimana scorsa, cioè il 20 ottobre, di girare La Porta Rossa. Abbiamo fatto la seconda stagione della Porta Rossa, che è una serie che è andata in onda un anno fa su Rai 2, che ha riscosso un grande successo di pubblico, ma anche di critica a livello internazionale, perché è stata proprio citata come una delle migliori fiction europee del 2016, dell'anno di produzione. Per cui insomma è stata una fiction importante, un passo sicuramente in avanti per la televisione generalista italiana, perché abbiamo fatto un prodotto comunque molto innovativo, anche rischioso se vuoi. E invece sono tornata nella mia Milano adesso perché ho cominciato le prove di uno spettacolo teatrale del quale ho acquistato i diritti a Londra 2 anni fa. È uno spettacolo che si chiama After Miss Julie, che è una riscrittura della signorina Julie di Strindberg, riscritta da Patrick Marber, che è l'autore che forse tutti conoscono perché è stato l'autore che ha scritto il celebre film Closer e anche Diario di uno scandalo e anche tanti altri testi, tra cui anche adesso una riscrittura di Edda Gabler, che è stata in scena a Londra. Per cui ho preso i diritti 2 anni fa di questo spettacolo e me ne ero innamorata vedendolo a Londra perché mio marito interpretava John nella versione inglese dello spettacolo. Come mai non lavori con tuo marito? No, ci ho lavorato con mio... perché mio marito non parla italiano. Mio marito parla poco, non so se si sente, si arrabbia. Parla poco, nel senso che essendo un attore irlandese adesso lo sta imparando pian pianino, però io lo vidi a teatro a Londra ed era una produzione inglese, per cui io vorrei lavorare con lui a teatro, lo sto convincendo a fare una cosa insieme a teatro a Dublino. Abbiamo cominciato le prove una settimana fa, la regia la farà Gian Piero Solari, che dirige la Paolo Grassi, l'Accademia d'Arte Drammatica Milano, e sarò in scena con Lino Guanciale nel ruolo che fu appunto di Richard, mio marito, e sono felicissima. Questa è una cosa che proprio mi sta facendo impazzire di gioia, perché stiamo provando il Franco Parenti, siamo chiusi in teatro 16-18 ore al giorno che volano, sì, però c'è bisogno, credo, soprattutto dopo aver fatto tanta televisione, avevo proprio una necessità io di riavvicinarmi un pochino alle mie origini e di continuare, insomma, a mettermi in discussione, a trovare nuovi modi di fare il mio mestiere che possano essere stimolanti e anche sempre una sfida per me, per cui indubbiamente fare un teatro a questo livello con un teatro del genere, un regista così, un testo classico come appunto la signorina Giulia, è una grossa sfida per me. Però io da ex agonista, ho fatto tanti anni di pattinaggio artistico, pattinavo al Palazzo del Ghiaccio in via Piranesi, mi uscirà un film che ho fatto con Leonardo Piraccioni, che è il terzo che faccio con Leonardo, che è una commedia, si chiamerà Se son rose ed esce il 29 novembre al cinema con Medusa. E poi ho finito di girare 3 settimane fa un documentario per Sky Arte dove interpreto Tamara Dall'Empisca. È un documentario che si chiamerà Io e Lei. È un lavoro molto interessante che abbiamo fatto insieme a questo regista che ha concepito questo nuovo, diciamo, documentario che è un po' un crossover tra Tamara Dall'Empisca e il lavoro di un attore che si prepara e farà una ricerca per arrivare ad interpretarla. Attraverso questo percorso di ricerca il pubblico conosce Tamara da un'altra angolazione. Ho proprio necessità di prendere un po' di stanza da quello che è l'immaginario collettivo, diciamo. Sì, perché poi non mi rappresenta... Io non rinnego niente, nel senso che credo che una carriera, soprattutto io sono 20 anni che lavoro, ho cominciato col cinema d'autore con la Vermeuler, ho fatto diversi film insomma, agli inizi della mia carriera, poi ho incontrato la televisione che mi ha completamente inglobata e da lì ho avuto un successo molto giovane, ho iniziato a fare molta televisione anche con grandi successi ma quasi come dentro un frullatore, nel senso magari facevo 3-4 progetti l'anno. Quando sei molto giovane hai poco magari tempo di fermarti, vieni un po' travolto anche dal lavoro. E poi a un certo punto non avevo più voglia di fare questo mestiere, mi era proprio passato un po'... Avevo bisogno di avere nuovi stimoli, di trovare nuovi sbocchi. Ho iniziato a voler fare le cose mie, adesso sto collaborando insieme al mio produttore a una serie che ho ideato io insieme a lui, che è andata in produzione. Stiamo scrivendo adesso il pilot di questa serie. È ancora una cosa molto, diciamo, agli albori, è da 2 anni che ci lavoriamo, però comunque è andata in produzione e si sta portando avanti il progetto.
per la televisione. Il teatro, per esempio, comunque ho scovato io questi diritti, me li sono presi, me li sono curati, ho fatto tradurre il testo, è partito da me un contratto io André, ho avuto proprio una volontà di dire ok, adesso che cosa voglio fare io. Parliamo invece un po' di quello che farai a questo punto, siamo curiosi. Quello che farò è appunto, sto lavorando a questa serie che stiamo scrivendo, di cui ancora posso dire poco perché siamo in fase proprio di... Posso dire che insomma... Andrà, ci sarà. Passeranno credo un anno e mezzo prima che andremo sul set di questa serie, che è un crime, è una serie crime, da un'idea che insomma, mi balenava in testa da un po'. Inizialmente avevo un'ambientazione irlandese italiana molto girata fuori, io sono nata negli Stati Uniti per cui sono bilingue, ho lavorato molto fuori anche per questo e anche con Richard, mio marito, abbiamo vissuto molto a Dublino, per cui nasceva da un'idea di fare una serie che avesse comunque un gusto molto nord europeo, che fosse un clash tra il clima e l'atmosfera nord europea e il calore e la passione e l'italianità nostra. Un po' questo elemento si è attutito, per cui verrà diciamo girato più in Italia, sarà più un prodotto italiano. E poi sto prendendo i diritti adesso di un altro spettacolo a teatro che voglio fare fra 2 anni. Quest'anno, l'anno prossimo, riprenderò il mio spettacolo a teatro, per cui riprendo a lavorare, sono altri 4 mesi di tournée. Quello anche quando fai teatro comunque devi bloccare un anno e mezzo prima quello che farai, che a me viene l'ansia da scorpione, una roba così mi terrorizza, però purtroppo i teatri vanno bloccati prima. E per cui l'anno prossimo indubbiamente avrò questa ripresa teatrale. Parliamo anche un attimo di Roma, visto che tu l'ami tanto, sì, sì. Dici cosa ne pensi? Io Roma l'amo follemente, mi sono trasferita a Roma che avevo 20 anni, 19 anni e ci ho messo un po' ad adattarmi a Roma, nel senso che io sono nata in Florida, ho vissuto molto negli Stati Uniti, poi sono cresciuta a Milano, ho vissuto in Australia 2 anni. Ho vissuto tanto in giro. Quando mi trasferii a Roma ero molto giovane, non conoscevo veramente nessuno, per cui ho sofferto moltissimo di solitudine i primi 2 anni, per cui è stato difficile staccarmi anche da Milano, se vuoi. E poi mi sono innamorata di questa città che è diventata per me la mia città, dove io ho cominciato il mio mestiere. Però di Roma a me la bellezza di questa città per me è una cosa sconvolgente ogni volta che ci torno. Io proprio ci ho lasciato il cuore, però adesso ci vengo 2 giorni, me la godo al massimo e poi torno a Milano, che è più gestibile. Sì. Poi insomma ci vengo sempre per lavoro, perché poi il cinema e la televisione sono qua e per cui sto spessissimo qua.